Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero. Oggi voglio parlarti di pancia gonfia e sindrome premestruale, perché la pancia gonfia è uno dei sintomi più classici della sindrome premestruale. Lei colpisce circa l'85% delle donne e alcune volte i fastidi sono di lieve entità e di breve durata, altre volte invece sono più importanti e hanno una durata maggiore, tale da compromettere proprio la vita quotidiana. Alleviare appunto il fastidio della pancia gonfia è possibile e sono qui appunto per darti alcuni consigli che potrebbero aiutarti. Segui un regime alimentare corretto, in realtà questo andrebbe fatto sempre, a maggior ragione 7-10 giorni prima del ciclo mestruale. Non saltare mai pasti, soprattutto la colazione, che è un pasto fondamentale. Potresti mangiare dello yogurt oppure bere del latte con i cereali, che sono gli alimenti più indicati. Cerca di non arrivare eccessivamente affamata ai pasti principali. Ti consiglio degli spuntini con della frutta di stagione, che oltretutto è molto ricca di fibre e potrebbero aiutarti anche a facilitare il transito intestinale, perché un altro disturbo della sindrome premestruale potrebbe essere la stitichezza. Riduci invece il consumo di sale, che porterebbe invece la ritenzione idrica. La sera, prima di andare a dormire, potresti aiutarti con delle tisane rilassanti a base per esempio di melissa o di finocchio, che serve proprio per liberare gas e per migliorare la digestione. Un grande aiuto per la sindrome premestruale ci viene offerto anche dalla natura. Esiste l'agnocasto, che serve proprio a riequilibrare i livelli di prolattina, che è un ormone responsabile appunto di tale sindrome. Spero che questi consigli potranno esserti utili per evitare appunto questi fastidi il mese prossimo. Se hai qualche dubbio puoi commentare, ti risponderò il prima possibile. Ciao e a presto!